Mister, il binario corto è un binario importante almeno come binario campionato. Assolutamente sì, lo sappiamo bene. Di sicuro non faremo l'errore di considerare questa partita meno importante di una di campionato, ma anzi sappiamo quante cose positive può portare andare avanti in Coppa e siamo consapevoli della qualità della squadra che andiamo a incontrare, che forse come nome non risalta troppo, ma invece è una squadra che sono diversi anni che è protagonista nel proprio girone, è una società che da diversi anni lavora e bene e sa far crescere giovani interessantissimi e quindi siamo consapevoli delle difficoltà che andremo a trovare, però è altrettanto vero che abbiamo le idee chiare su quello che vorremmo fare anche in Coppa. A centrocampo è un po' corta la squadra in questo momento con Cazzola fuori, Bellazzini anche fuori per tutta la settimana, quindi magari turnover ridotto? Forzatamente sì, è sempre così, no? Quando anche in una rosa numerosa succede sempre così che quando c'è un problemino in un reparto succedono sempre tutte le cose nello stesso reparto, però insomma ci mancherebbe, non mi posso e non mi devo lamentare, i ragazzi stanno bene, è chiaro che più di un ragazzo dovrà fare più partite in una settimana, però voglio dire, non è niente di incredibilmente strano. Avete fissato delle priorità voi o le fisserete in caso di vittoria domani sull'importanza di arrivare comunque in finale di Coppa, magari inevitabilmente in campionato giocando più tranquilli determinate partite se si dovesse andare avanti nell'altra competizione? No, non è la nostra mentalità e non lo deve essere. Noi dobbiamo puntare a voler ottenere sempre il massimo in tutte le gare. Poi è normale che ci possono essere dei cambi, ma non sono fatti perché si sottovaluta o si dà meno importanza ad una partita invece che a un'altra. L'ho sempre detto. Come scelgo bene, quindi anche magari chi ha giocato meno mi dà garanzie di assoluta qualità,